Ciao! Allora, visto che in tanti me lo avete chiesto, io ho cercato comunque di spiegarvi un po' come si fanno, adesso vi faccio vedere come si fanno i corsetti. Allora, i corsetti si fanno con questi stampi appositi che hanno un sopra e un sotto. E la cosa funziona così, vedete, cioè io ne ho tanti con disegni diversi, ad esempio qui abbiamo un bastimento, un disegno più o meno floreale, qui c'è la spiga, i fiori. Insomma, i disegni sono tanti. La parte sotto, come vedete, è concava e questa è una parte tagliente. E a cosa serve? Serve, adesso appoggio, ve lo metto qui, cerco. Ecco, io ne ho fatti alcuni e adesso ve li mostro, però voglio farvi vedere proprio com'è il procedimento. Allora, con la parte concava si ottiene il corsetto, la forma. Poi si mette di nuovo la parte, cioè lo stampo, quello concavo, sulla pasta e si preme con questo, con la parte di sopra. Ecco, così. Quindi si ottiene corsetto stampato da tutte e due le parti, vedete? Così e così, e nello stesso tempo si ottiene un altro corsetto da stampare. Quindi praticamente è una cosa a catena. Io metto lo stampo qua, metto sopra il corsetto, prendo la parte di sopra e stampo, e mentre stampo ottengo quello da stampare, quello nuovo da stampare. Come vi ho fatto vedere, ho diversi stampi, diversi disegni. Beh, guardate questo che bello col bastimento. Adesso ne faccio uno, questo è più grande, ma è lo stesso. Dunque, cosa uso? Uso questa. Questo ha una raggiera. Ecco qua. Allora, guardate il bastimento, vedete che bello? Poi da questa parte invece ho questo disegno a raggiera. Adesso, mentre premevo, ho ottenuto un altro corsetto, un altro disco da stampare. Magari uso questo qui. Ho usato uno con la barca a vela. E mi uso questa girandola. E qui ho la barca a vela, qui ho la girandola. Qui ho fatto la spiga e i fiori. Insomma, vi ho detto, no? Io ne ho molti perché mio papà era appassionato di corsetti, quindi ogni tanto andava a Chiavari e se ne comprava uno, o se lo faceva fare, dipende. Ecco, questo è un po' vecchio, è uno stampo un po' vecchio, quindi non taglia benissimo, però a me piace tanto, mi sono molto affezionata perché è il primo che mi ha regalato mio papà. Guardate, qui veramente i sughi si insinuano in queste parti e vengono proprio acchiappati, come si suol dire. Tanto per farvi vedere che sembra complicato, poi in realtà non lo è, vedete, io qui ho lo stampo, il corsetto da fare, pigio, stampo, ecco qui, qui ho il timone e qui una raggiera, potrebbe anche essere una rosa dei venti. Prendo la parte sotto, quella da fare, metto il corsetto e lo stampo vicino e via. Stampo e nello stesso tempo taglio. Ecco qua. Io
Io quando ero bambina mi divertivo tantissimo ad aiutare mio papà a fare i cruzetti. Mio papà era proprio innamorato dei cruzetti, per questo che ne ha tanti. Perché aveste visto quanti disegni, quanta fantasia? I cruzetti sono proprio tipici di Genova e della Riviera di Levante. Però se qualcuno ha magari un amico, un figlio, un marito che si diletta a lavorare il legno, potrebbe anche farselo fare. So che una mia amica ha già mobilitato il figlio per farselo fare. In fondo basta un pezzo di legno, un cilindro con la base concava e tagliente, poi si disegna quello che si vuole. Dico, di solito sono disegni floreali, anzi, un tempo i corsetti venivano usati nelle famiglie nobili quando ospitavano altri nobili, e allora facevano intagliare l'insegna, lo stemma dell'ospite o lo stemma della propria famiglia, dipende. Magari mettevano su una faccia il proprio stemma e sull'altra faccia lo stemma della famiglia. Questa era una cosa molto, molto preziosa, insomma, era una cortesia per gli ospiti, come si direbbe adesso. Bene, fatemi sapere se vi piacciono, se sono riuscita a trasmettervi il mio amore, il mio entusiasmo per questa pasta. E io proseguirò. Qui ne ho un bel po', vedete, nella la ciotola. È a riposare la pasta nella ciotola. Questa è fatta con l'ortica, però si può fare tranquillamente il cruzetto con la pasta normale, la pasta all'uovo, anche mettendo, non lo so, un po' di salvia, un po' di maggiorana tritata. Si possono fare anche le sfoglie doppie, da una parte verde e da una parte bianca. Insomma, si può fare quello che si vuole. L'importante è farli, divertirsi e condirli e poi mangiarli e offrirli agli ospiti.